Dopo l'accesso al SIS, utilizzando la tessera sanitaria del cittadino, cliccando sul tasto Identifica da carta, il sistema seleziona il paziente nell'anagrafica regionale. Cliccando sul tasto Crea, inizia la fase vera e propria di compilazione del PAI. Nella sezione Prese in carico si trovano già visualizzati i dati relativi alla patologia e al relativo livello assegnati all'utente dalla stratificazione regionale. In questa simulazione, ad esempio, il soggetto soffre di ipertensione arteriosa di livello 3. È ora necessario inserire i dati relativi all'obiettivo di presa in carico, che in questo caso riteniamo sia il controllo dell'evoluzione della malattia. Passando alla sezione Programmazione clinico-assistenziale, si procede alla compilazione della voce Prestazione ambulatoriale, inserendo le informazioni sulle prestazioni specialistiche e diagnostico-strumentali necessarie, sulla loro frequenza e le date di inizio e di fine rispetto alla validità del PAI. Le prestazioni potranno essere scelte con modalità di inserimento semplificata da una lista visualizzata dal sistema regionale che attinge alle prestazioni codificate del SIS in rapporto alla patologia. Analogamente, nella sezione Prestazioni farmaceutiche, si procede all'inserimento dei farmaci previsti nel percorso di cura per la patologia specifica del paziente, anche qui con inserimento delle informazioni sulla frequenza di somministrazione e sulle date di inizio e di fine della terapia rispetto alla validità del PAI. I farmaci potranno essere scelti da una lista visualizzata dal sistema, che attinge direttamente dai dati centrali del SIS. È possibile, infine, inserire informazioni sulle modalità di contatto telefonico con il paziente per il monitoraggio del percorso di cura. Se ad esempio previsto che il cittadino sia contattato una volta al mese per verificare la corretta assunzione dei farmaci, questa informazione andrà inserita nella sezione. Il sistema dà inoltre la possibilità di inserire informazioni opzionali relative all'anamnesi fisiologica e agli stili di vita, oltre a eventuali raccomandazioni cliniche specifiche per il paziente e funzionali al buon andamento del percorso di cura. A questo punto, se tutte le informazioni inserite sono complete e corrette, cliccando sul tasto Pubblica, si può procedere alla firma digitale del PAI e al contestuale invio del documento al fascicolo sanitario elettronico del paziente. Sarà quindi possibile informare il cittadino che potrà consultare il PAI in ogni momento direttamente dal suo fascicolo sanitario elettronico.